Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Eccoci qui in diretta, nuova puntata di Good Morning Milano, nuova stagione. Sono le 12:31 minuti in questo istante di oggi, lunedì 14 settembre. Un nuovo formato anche per Good Morning Milano, in cui cercheremo di stare un po' a seguire meglio l'attualità, quello che succede. Oggi, ad esempio, è il 14 settembre, riparte Milano All News, riparte Good Morning Milano, ma ripartono le scuole, ad esempio. E quindi cercheremo subito di parlare di scuole, collegandoci appunto direttamente con delle scuole. Credo che abbiamo, e infatti c'è, benissimo, grazie mille alla redazione, grazie mille a Beatrice e a Francesca in regia. Abbiamo un collegamento con una docente, sempre stiamo parlando di quello che una volta viene chiamato l'alberghiero, in realtà eccola qua, Cristina Cutrupi, buongiorno, buongiorno prof, buongiorno prof. Buongiorno a voi, bentrovati. Dicevo, quello che una volta si chiamava semplicemente l'alberghiero, adesso invece si chiama IPSEOA Carlo Porta, giusto? Esattamente così, IPSEOA Carlo Porta Milano, siamo in via Uruguay e siamo il, diciamo così, vecchio alberghiero, o ancora ad oggi alberghiero, ma viene definito così. Come sta andando? Sono partite, cioè sono le prime ore di un anno scolastico sicuramente alternativo, possiamo definirlo, no? Beh, sì, esattamente, è proprio così, però devo dire che c'è stato veramente un lavoro di team, di organizzazione dalla presidenza al personale ATA, tutto funziona alla grande, cioè, è rispettato ampiamente il regolamento anti-Covid e i ragazzi, almeno quelli di prima, sono ben disciplinati e molto attenti alle regole per salvaguardare se stessi e la comunità dove appunto vivono. Cos'è come stata la stanno cosa, andando. diciamo, più complicata per questa gestione? La storia più complicata è stata proprio l'organizzazione di queste entrate posticipate da incastrarsi in modo tale che fossero rispettate appunto le misure di prevenzione anti-Covid, ma devo dire che c'è stato veramente un egregio lavoro dalla presidenza al personale ATA, ai collaboratori della preside, perché tutto potesse avvenire nel migliore dei modi. I ragazzi in classe cercano di rispettare, perché diciamo che la maggior parte, soprattutto nel biennio, i ragazzi di prima, che hanno iniziato il 10 e non oggi, sono molto attenti e molto ligi. E anche il personale ATA sono veramente bravissimi a far rispettare tutta quella che è la normativa, a curare noi come insegnanti, con tutti i dispositivi, la pulizia eccezionale, è tutto molto a norma, direi. È molto interessante perché, prof, mi sta parlando di tutto il personale, di tutti i docenti, del personale Sì. ATA, anche degli studenti stessi. Diciamo che sembra che la differenza la facciano proprio le persone in questo caso. Certo, ma noi nel Carlo Porta diciamo che ci mettiamo da sempre il cuore, cioè è una scuola dove gli insegnanti stanno per lungo tempo perché si crea proprio un ambiente familiare di collaborazione strettissimo e si crede in quel che si fa. Infatti la scuola è ricca di progetti, di iniziative e chi arriva a Carlo Porta solitamente resta negli anni, ecco. Ma sicuramente su questo poi ci torneremo, perché so che ad esempio anche lei segue alcuni particolari progetti di cui poi più avanti, magari durante l'anno, vorrei parlarne. Perché un'altra cosa molto interessante è come finalmente, viene da dire, si parla di scuola, cioè si è acceso il riflettore sulla scuola. La mia paura Ecco, però è che magari si possa spegnere già mercoledì questo riflettore. beh, allora, direi di no, almeno per quanto riguarda il nostro istituto, i riflettori siamo sempre sul palcoscenico, un po' perché per l'attività che fanno i ragazzi, che hanno rapporto col pubblico e quindi devono rispettare sempre comunque delle norme igieniche, la famosa HACCP e tutti i piani di sicurezza per i lavoratori e quindi sicuramente all'istituto alberghiero erano già attenti a quella che era l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro. I riflettori non si spengono mai, nel senso avendo a che fare col pubblico, che sono la risorsa poi per questi ragazzi per il futuro, i ragazzi sono sempre ben preparati e tutto il corpo docente e il personale ATA lavorano veramente in stretta collaborazione. Quindi forse Perfetto. avete caso, avete preso forse un fiore all'occhiello nella scuola italiana, ecco. E allora speriamo di collegarci ancora poi in futuro, di parlare di cose anche Volentieri. nuove, di progetti. So che non è da sola, però, giusto, prof? No, ci dovrebbe essere la dirigente che in questo momento è occupata su un'altra linea telefonica, voleva sicuramente farvi un saluto e ringraziarvi per la possibilità
che ci avete dato, ma l'hanno chiamato in diretta su un'altra linea telefonica. Forse insomma, oggi è il vostro giorno, oggi è il vostro giorno, è il vostro quarto d'ora di celebrità oggi. Cercheremo allora, io ringrazio tantissimo, saluto la dirigente, grazie mille dei saluti, la dirigente con Taccani, che è la prof. professoressa Rossana Di Gennaro, e vi ringrazia, ma è stata chiamata proprio in questo momento, stava passando di qui e niente. Allora, contaccarmi i saluti. E comunque appunto la promessa che invece noi ci teniamo sicuramente a fare è non spegnere i riflettori sulla scuola e appunto assolutamente no, a sentirci dobbiamo... sicuramente durante l'anno. Ah, sicuramente, a presto e grazie per grazie mille, allora, grazie mille a Cristina Cutrupi. Adesso invece passeremo invece dall'altro lato, diciamo, parlando sempre di scuola, perché se da una parte ci sono i professori che hanno avuto difficoltà, ma abbiamo sentito appunto come poter fare per la gestione, bisogna capire appunto invece i genitori, quindi adesso libereremo di nuovo la nostra linea telefonica così che si possa chiamare, abbiamo un collegamento con un rappresentante, con una presidente del genitori, del consiglio d'istituto, dell'istituto comprensorio di Settimo Milanese. Tra parentesi, preparando un'intervista abbiamo scoperto che anche uno degli istituti più grandi della città metropolitana, parliamo di migliaia di famiglie, ma poi appunto ce lo spiegherà meglio la presidente dei genitori del consiglio d'istituto, perché appunto se i professori hanno avuto difficoltà, lo sappiamo, insomma lo Stato ha fatto sì, ha fatto no, dall'altra parte oltre ai professori che dovevano capire come fare, il personale ATA che doveva capire come muoversi, c'erano i genitori che si trovavano magari nelle condizioni di avere anche più di un figlio che iniziava la scuola oggi, e quindi ci colleghiamo appunto, se abbiamo, c'è, sì, ok, perfetto, ci colleghiamo allora subito con Settimo Milanese, dove abbiamo appunto la presidente dei genitori dell'istituto comprensivo di Settimo Milanese. Buongiorno Laura De Palma, buongiorno Laura. Ha caduta la linea, richiamiamola subito, ha caduto un attimo la linea, beh, sono cose che succedono, anche perché da quanto abbiamo capito è una giornata in cui sono davvero davvero super gettonate queste chiamate verso la scuola. Avete sentito poco fa appunto anche la preside che voleva salutarci in diretta ma che non ha potuto perché era presa da un'altra chiamata. Come sto andando con i genitori? Beh, appunto adesso cercheremo di capirlo se c'è il collegamento, se no abbiamo un filmato e poi semmai mandiamo, vediamo. Allora buongiorno a Laura De Palma. Non c'è. Ok, allora facciamo una cosa, anticipiamo un pezzettino così intanto liberiamo le linee. Un'altra novità di questa stagione di Good Morning Milano sono delle incursioni, sono delle incursioni poetiche che arrivano da delle nostre grandissime amiche che sono le Foche Parlanti e che ci manderanno tutte le settimane dei piccoli contributi. Allora adesso andiamo subito a vedere il contributo di quest'oggi. Quest'oggi è Alice Bertolasi con le incursioni poetiche delle Foche Parlanti. Ok. Sta arrivando. Ci siamo con le foche? Fatemi un segno. Francesca, fammi un segno dalla regia se ci siamo. Una poesia di Milos per voi. Dono. Un giorno così felice. La nebbia si alzò presto, lavorava un giardino. I colibrì si posavano sui fiori del quadrifoglio. Non c'era cosa sulla terra che desiderassi avere. Non conoscevo nessuno che valesse la pena di invidiare. Il male accadutomi l'avevo dimenticato. Non mi vergognavo al pensiero di essere stato chi sono.
nessun dolore nel mio corpo. Raddrizzandomi, vedevo il mare azzurro e le vele. Eccoci qua, grazie mille ad Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti, e nel mentre siamo riusciti a ristabilire il collegamento, quindi vediamo se appunto possiamo collegarci con Laura De Palma, Presidente del Genitore del Consiglio Istituto di Settimo Milanese, in collegamento appunto da Settimo Milanese. Buongiorno De Palma. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie mille di essersi collegata con noi. Allora, diciamo, poco fa abbiamo sentito alcuni docenti raccontarci come sta andando il primo giorno di scuola. Non c'è mai stato primo giorno di scuola più primo di questo, verrebbe da dire. I genitori invece come reagiscono? Ma allora, diciamo che, va bene, il nostro è una panoramica scolastica piuttosto variegata, perché è un istituto molto grosso. Quindi io dovrei suddividere in base alle aree del paese, nel senso che abbiamo tre plessi, no? Quello su Vitignolo, quello su Seguro, che sono due frazioni, e quello su Settimo Centro. I plessi più piccoli, devo dire bene, fortunatamente i feedback sono stati positivi. Quello più grosso bisogna perfezionarsi, diciamo. È difficile riuscire a coordinare il personale ATA, che purtroppo è scarso, con tutti quelli che sono i vari percorsi, le entrate scaglionate e gli ingressi differenti, che fino a poco tempo fa era unico, insomma. Ecco, Laura, se non sbaglio, il plesso di Settimo Milanese è il più grande, non so se era plesso, consiglio istituto, non so bene come chiamarlo, il complesso forse, è il più grande della città metropolitana, giusto? Della città metropolitana, sì. Parliamo di quante famiglie coinvolte? Mi scusi? Parliamo di quante famiglie coinvolte all'incirca? È un 2000 famiglie quasi. Com'è stato arrivare a oggi per queste 2000 famiglie? Dal giorno, diciamo, della chiusura della scuola ad oggi, cosa è stato per voi, cosa è successo e com'è stato appunto il riavvicinamento a questa giornata di ripartenza? Ma allora, è stato veramente complesso, perché vabbè, come si sa, è noto, le attività sono state sospese dai primi di marzo, ma di volta in volta circolavano nelle chat di classe i vari testi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, addirittura anche falsificati, modificati, che trovati all'occorrenza sul web, no? O le famose anticipazioni della stampa sui contenuti dei decreti ancora prima che gli stessi fossero firmati ed ufficiali. I genitori erano angosciatissimi, non riuscivano a capire come organizzarsi, dovevano lavorare e non tutti avevano il supporto di nonni o i soldi per pagare una babysitter. La cassa integrazione sappiamo tutti che non è partita subito, a un certo punto anche le babysitter erano difficili da reperire. Io stessa sono stata lasciata dalla ragazza che gestiva i miei figli, perché a loro volta, intendo le babysitter, non erano più disponibili ad entrare nelle case di persone che potevano essere contagiate, ma senza sintomi ad esempio, no? E altresì avevano difficoltà a muoversi con l'auto, perché sappiamo che ci sono state anche diverse restrizioni in termini di circolazione delle auto nel territorio o extraterritorio, no? Chi ricorda, no? Partorivano autocertificazioni ogni giorno. Ogni giorno ce n'è una nuova, sì. Per non parlare poi quando poi siamo giunti verso, almeno io parlo per la realtà di sempre di Settimo Milanese, siamo giunti alla didattica a distanza verso metà marzo, no? Non senza difficoltà, per quanto riguardava però soltanto la secondaria, ok? La secondaria di primo grado, quelle che vengono chiamate le scuole medie, perché invece ovviamente per la primaria questa cosa ha richiesto maggior tempo, no? E diciamo è partita verso fine marzo, quella della primaria intendo, verso fine marzo, inizio aprile, ma anche perché qui in realtà la differenza la faceva proprio il grado o non grado, mi scusi, gioco di parole, di informatizzazione dei maestri. Ah, okay. Per alcuni totalmente assente purtroppo, no? Ahimè. Vabbè, il problema è che c'era nelle famiglie che non tutti avevano una banda larga a casa, non tutti avevano i supporti informatici adeguati. Immagino anche famiglie con più figli, che insomma non tutti hanno un tablet o un computer da dare a tutti i figli. Ma infatti l'Azzolina in Company garantivano a tutti, no? A parole, il diritto allo studio. Peccato che di fatto poi la dirigenza ha fatto i salti mortali con l'aiuto anche del nostro comune per reperire tablet da prestare alle famiglie. Ecco, in questa frase leggo ovviamente un po' di insomma, scoramento verso quello che sono istituzioni nazionali, però leggo anche una certa resilienza di invece voi genitori e appunto di chi poi la scuola però la vive tutti i giorni invece. Poco posso confermare, nel senso che nel nostro territorio
dirigenza scolastica, comunque diciamo che sono gli operatori scolastici, le associazioni dei genitori e rappresentanti dei genitori e l'amministrazione comunale, nella fattispecie l'assessore alla pubblica istruzione, collaborano veramente tutti i giorni per cercare di trovare, diciamo, al meglio quelle che sono le necessità, no? le risposte alle necessità. E devo dire che c'è stata molta, molta sinergia, molta collaborazione. Questo è sempre stato così. Io sono al mio quarto anno di mandato come presidente del Consiglio d'Istituto, me ne mancano altri due, e devo dire che su questo non mi potevo lamentare. Se non ci fosse stata questa collaborazione, sinceramente, se aspettavamo soltanto aiuti dall'alto, non saremmo riusciti a fare veramente nulla, o poco e niente. Certo, il buco didattico è inutile dire, c'è stato, perché comunque anche da noi la DAD prevedeva non più di 2 ore al giorno di attività sincrone per la primaria e 3 ore per la secondaria. Capisce bene che i genitori hanno dovuto riaprire libri di scuola, cimentarsi come insegnanti. Infatti mi chiedo alle famiglie che magari anche soltanto straniere, come hanno potuto fare, come possono o potranno, se dovesse ricapitare, aiutare i propri figli. Cioè, è veramente un problema. Laura, diciamo, invece oggi com'è la situazione? Com'è la situazione oggi? Cosa vedi invece nelle prossime settimane? Allora, oggi la nostra dirigente ha lavorato tantissimo per garantire a tutti didattica in presenza, quindi sotto tutti i profili, dall'infanzia alla secondaria. Oggi appunto hanno ripreso sia la primaria che la secondaria, e il 7 lunedì scorso ha iniziato l'infanzia. Ripeto, la previsione è una didattica in presenza, non senza difficoltà, con l'ausilio ovviamente di mascherine. Si parla di mascherine chirurgiche, non di comunità proprio all'occorrenza verso l'entrata, anche se adesso sembrerebbe che stiano iniziando ad arrivare anche le mascherine dallo Stato, e quindi si prevede nel giro di poco, speriamo, ma ho paura a dirlo, una distribuzione che non sia a carico delle famiglie, perché ovviamente se ci sono 2 o 3 figli in una famiglia, capisce bene che obbligarli a dover comprare mascherine chirurgiche è un costo non indifferente, non è poco, anche perché non è che la mascherina la puoi usare la stessa per 2 o 3 giorni, no? Devi cambiarla. E quindi io posso dire che la ripresa c'è stata, e oggi forse ho quasi paura a dirlo, ripeto, a parte gli incagli dovuti agli ingressi scaglionati, che non sono semplici. Noi qua a Settimo poi abbiamo anche un servizio di trasporto scolastico, quindi ovviamente c'è stato da coordinare anche questo, no? Un trasporto che ovviamente prevede purtroppo ovviamente l'ingresso di bambini di diverse classi, che poi invece devono essere scaglionati per classe ed entrare da ingressi differenti. A volte c'è un po' dell'assurdo, no? Però capito. Non si può fare diversamente. E devo dire che, ripeto, a parte un piccolo inceppo sulla primaria di Settimo, tutto il resto è andato egregiamente. Molto bene. Per la volta capito, appunto, dobbiamo ringraziare davvero la grande volontà di tutto il corpo docente, dirigente, genitori, il vario personale, ATA e tutto il resto di chi veramente lavora nella scuola, quanto ho capito. Assolutamente, assolutamente, veramente. Perfetto. Laura, come ho detto anche al precedente collegamento, io spero di non spegnere però i riflettori sulla scuola già mercoledì, nel senso che appunto tutti seguono adesso la scuola perché è la notizia del momento, ma poi si ritorna a dimenticarsi della scuola come è stato per i 20 anni, se non 30, precedenti ad oggi. Quindi spero di risentirci ancora per parlare appunto di grandi scuole, di cose che vengono fatte nelle giuste maniere da gente che vuole il bene della scuola. Me lo auguro anch'io. Perfetto, grazie mille davvero a Laura De Palma, buona grazie giornata ancora. Grazie a voi, buona giornata. Grazie mille a Laura De Palma, presidente del genitori del Consiglio d'Istituto di Settimo Milanese. Non è l'unico collegamento che faremo, perché una nuova versione di Good Morning Milano, abbiamo anche degli ospiti fissi, e il lunedì è il momento di collegarci con un nuovo modo di integrarsi nella città, ma lo chiederemo bene a loro. Loro si chiamano Milano Integra, è un'associazione neonata che sta cercando di portare avanti dei grandissimi progetti. Lo facciamo appunto in collegamento, in questo momento possiamo collegarci quindi con, lo vedo già, eccolo lì collegato, vediamolo subito lì, eccoli qui, Albi Oxa, Elisa Chiaradia, buongiorno di Milano Integra, buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Siamo rientrati da poco a Milano anche noi e siamo già pronti, insomma, per ripartire. Per la nuova stagione. Perfetto, allora chiedo a entrambi, poi decidete voi chi dei due mi risponde. Io vedo nel sottopancia appunto l'Albiox e Elisa Chiaradia, Milano Integra. Che cos'è Milano Integra? Sì, allora parto io. Milano Integra è un'associazione di promozione sociale che è nata per promuovere l'integrazione e l'inclusione nella città metropoli di Milano. E il perché lo senti già da questa parola? Quando uno sente metropoli, la città metropolitana di Milano, le metropoli sono una realtà che può essere molto, come dire, soddisfacente, entusiasmante e anche molto sfidante. E ci siamo resi conto, noi per primi, vivendo io da 3-4 anni a Milano, lui da 8 mi pare, Albi, che c'era bisogno, eravamo sperimentati in prima persona noi, di trovare una spalla amica, un servizio, un qualcuno a cui rivolgersi per capire come affrontare, come cavalcare tutta l'energia che la metropoli dà. Esatto, quindi un altro perché che io fornisco, è, come dire, mi rivolgo più alle istituzioni del territorio, perché vogliamo essere un riferimento per tutti quegli enti, insomma, che sono sensibili a questa causa, e noi il progetto ci ha anche stimolato per essere, come dire, dei protagonisti della ripartenza della città, dato che abbiamo colto, diciamo, questo problema molto prima che succedesse, insomma, che la pandemia, la situazione spiacevole che è accaduta, e che ha portato le città a perdere un po' di credibilità, di smalto, di conseguenza anche le persone che ci abitavano, oppure coloro che devono ancora, come dire, sono in arrivo, sono in dubbio se, come dire, iniziare questo nuovo percorso nelle grandi città, oppure trovare delle soluzioni alternative nelle piccole città. Quindi noi vogliamo essere un riferimento per queste persone che abbiamo deciso di chiamarle i nuovi cittadini, che sono appunto coloro che provengono da altre regioni d'Italia, ma anche da altre nazioni, che scelgono la città. Ecco, appunto, Albi, bravo, perché questa è una cosa interessante. Noi non stiamo parlando di un progetto di inclusione o integrazione di immigrati o di gente che appunto sta cercando il permesso di soggiorno, così. Parliamo semplicemente di gente che arriva a Milano, nel senso che siamo tutti immigrati o extracomunitari di Milano in un certo senso, no? You got it, hai colto, Fabio. Vabbè, Albi è un po' più degli altri, nel senso, però no, più che altro per il cognome, Albi, ti frega. Ma pure io, ma pensa che veniamo dalla stessa provincia, ci siamo conosciuti su uno di quei servizi di carpooling, sai, quando si condivide, uno dei modi per risparmiare. Ah, adesso ecco, si chiama carpooling, ok, ho capito. È il carpooling, la condivisione di un viaggio in macchina, no? Perché ci siamo conosciuti lì, abbiamo fatto amicizia lì e io ero nel dramma totale, perché ero da un anno forse a Milano, non capivo come fare nuovi amici, non riuscivo ancora a sintonizzarmi sul ritmo frenetico che a volte le metropoli hanno, ero in crisi e ho trovato Albi bello pacioso, ambientato, felice, e poi ho cominciato a parlare e devo dire è stata la leva del cambio per me su questo, proprio sì. Hai dato un'accelerata. Un'altra cosa appunto interessante è uno dei primi progetti che avete, no? Che fa capire bene appunto che cosa vuole fare Milano Integra, giusto? Esattamente, il progetto a cui tu stai facendo riferimento si chiama MIM e significa Modello di Integrazione Metropolitano, okay. Appunto la parola città e metropoli sono le parole chiave, insomma. Che fanno, come dire, capire già di che cosa tratta il progetto. Questo progetto è il progetto pilota dell'associazione, quindi Milano Integra, e prevede uno sportello ai nuovi cittadini. Questo sportello, quindi, come dire, promuove sia la città aiutando le persone, come dire, nella loro fase più fragile, in cui loro o non sono ancora arrivati in città e quindi chiedono informazioni in merito all'inserimento, al, non so, trovare un alloggio, sì, ai propri hobby, insomma, noi gli concediamo una sorta di gli forniamo una mappa concettuale, sì. Vabbè, giusto? Sì, anche un fatto di ascolto,
So che avete mandato un video, no, che spiega meglio che cos'è, esatto. Mime. Allora chiedo a Francesca Regia di prepararlo, se è pronto lo possiamo mandare. Ok, allora vediamo bene di cosa stiamo parlando. Eccoci qua, modello integrazione metropolitano, Metropolitan Integration Model, anche, no? Internazionale, esatto. Beh, questo sarà, diciamo, il punto di partenza da cui ci troveremo lunedì prossimo, giusto? Esattamente, esattamente. E mi collego a quello che hai detto, ovvero Metropolitan Integration Model, perché è un progetto così, mira a essere un progetto internazionale. Noi stiamo anche lavorando con degli interlocutori in altre città d'Europa, quindi stiamo formando dei gruppi di lavoro, perché l'obiettivo, la missione del progetto di MIM è di sviluppare, diciamo, delle buone pratiche in termini di, appunto, integrazione, inclusione sociale, insomma di essere in grado di supportare i nuovi cittadini, quindi di formare nuove comunità, così anche multicapaci di cogliere le opportunità che ci sono nelle città, e che queste pratiche siano condivisibili, perché l'idea è di attivare questo ufficio all'integrazione nelle principali città metropoli d'Europa inizialmente, poi anche nel mondo. Quindi noi a settimana prossima, cioè settimana prossima ripartiamo da oggi, da dove ci siamo lasciati, giusto? Esattamente. Vediamo un po' più nello specifico cosa prevede MIM. Oh, perfetto. Esatto. Allora, infatti, come avete capito, sarà un appuntamento fisso del lunedì, questo collegamento con Milano Integra, che insomma, che non sono solo Albi e Lisa, oggi abbiamo, diciamo, i due dei ideatori, no? Perché insomma, so che siete un bel gruppo, giusto? Sì, sì. Noi per adesso siamo in cinque, insomma, la direzione è composta da cinque persone, però abbiamo delle altre persone già in fila, in lista per, come dire, entrare a collaborare nel progetto in modalità anche abbastanza costante. Sì. E se ne sta occupando Lisa di questo. E siamo grati. Lisa, buon lavoro, grazie. Allora. So che quella che lavora sei tu, Albi invece ci mette la faccia e fa l'uomo di faccia. Guarda, basta pensare che lui è il presidente, io sono il segretario. E hai già capito. Ho capito chi lavora i due, perfetto. Ci integriamo. Lisa, buon lavoro. Albi, buon riposo. E ci vediamo. Allora, ci diamo lunedì prossimo. Grazie, Fabio. Grazie mille. Allora, Albi Oxa e Lisa Chiaradia di Milano Integra. Non lo lasciamo tanto Milano, ecco, sono anche raddoppiato oggi, eccomi qua. Rimaniamo sempre a Milano, ma invece di una Milano che integra, andiamo a una Milano invece segreta. È già qui di fianco a me, lo possiamo vedere. Apriamo anche, ovviamente, la prima puntata ho scelto anche un ospite bello, no? Giustamente. Angelo Mazzone di Milano Segreta, buongiorno Angelo. Come stai? Stai bene? Tutto bene, bene, sono contento di vederti, non ci vediamo da un po', Da quando sei venuto qua a Qatar Supremi, tra parentesi, perché ricordiamo, Angelo Mazzone con Milano Segreta ha vinto il Milano Storytelling Awards, adesso non ricordo in quale categoria, ma più di una secondo me anche, quindi... Pagina Facebook e profilo Instagram. Perché? Perché Angelo Mazzone è uno che, insomma, sì, di una Milano che era segreta, l'hai resa meno segreta a tutti, no? Sì, certo. Perché Milano segreta, appunto, Angelo? Perché quando sono arrivato a Milano 12 anni fa era segreta in tutti i sensi, nel senso che non la giravo,
come quasi tutti quelli che si trasferiscono a Milano, un po' per lavoro inizialmente, quindi non avevo questo grande approccio. Ma quello che dicevano che gli amici di Milano, che si arriva a Milano, però esatto, poi non la giri, non la giri, e quindi sei molto più limitato. Finché poi non ho iniziato appunto a girarla e non sono andato appunto alla scoperta di chiese, di musei, chiostri, palazzi e quant'altro, cosa che per me era totalmente inimmaginabile, ripeto, perché sono arrivato a Milano all'epoca con l'intento di un lavoro che non era quello, diciamo, l'approccio artistico e culturale come invece magari lo è Venezia o Roma e tante altre città. Cosa volevi fare quando sei venuto a Milano? Che poi hai fatto finire tutt'altro. Sì, ho fatto decisamente tutt'altro. Il io sogno sono del specializzato. Era... Il mio sogno del cassetto rimane ancora irrealizzabile, che non c'entra neanche nulla con Milano, perché rimane quello di aprirmi uno zoo, quindi una cosa totalmente. No, abbiamo del nuovo Tiger King qua, ragazzo, non lo sapevo, bellissimo. Sì, 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 ma rimane un sogno. Ok. Sono arrivato a Milano praticamente come impiegato, quindi un po' una storia comune a tante altre. E poi invece sei altre. Inciampato nelle, e poi invece sono inciampato nei, per caso nei segreti, perché è nato il blog un po' per gioco, da condividere con i miei amici, e quindi poi di lì è nato tutto. Insomma, un po' per gioco, ormai parliamo di più di 5 anni fa, quasi. Sì, 2015. Fa. 2015, sì, ha iniziato e subito un seguito pazzesco. Sì, oddio, subito no, ci ho messo, sì, perché il boom, diciamo, è arrivato, mediaticamente parlando, è arrivato dal 2016 in poi, quindi un anno dopo circa. Però sì, relativamente presto. Che cosa, quali sono, anzi, i segreti che possiamo scoprire con te e Milano Segreta, che ormai non sei più una persona te, da, ma anche io so che c'è un bel, sì, un bel, sì, team, sì, dietro, sì, siamo un bel gruppetto, siamo un bel gruppetto. Ma guarda, noi ogni fine settimana andiamo alla scoperta di un posto, di un percorso, che può comprendere, non lo so, un palazzo, un museo, una casa privata, una villa, qualsiasi cosa. Adesso abbiamo in programma magari di spostarci anche nel circondario, e quindi iniziare a fare magari le ville della provincia e della Brianza. Siamo pienissimi. Sì. Però sai, con questa faccenda del Covid... E infatti, come è andata? Allora, vi siete tutti fermati, immagino, come tutti, per il lockdown. Noi siete partiti abbastanza in fretta, no? Sì, sì, sì. Allora, considera che noi, appunto, essendo una fetta turistica, anche se è abbastanza limitante, nel senso che noi lavoriamo principalmente, i nostri seguaci sono principalmente milanesi, quindi comunque persone della Lombardia. Quando ci siamo fermati, comunque a febbraio ci siamo fermati e siamo stati fra i primi ad essere bloccati, proprio perché noi creiamo gruppo, quindi assembramento, no? Però devo dire, siamo ripartiti abbastanza in fretta, perché siamo stati fortunati, proprio perché ci seguono persone del posto. Cosa che invece purtroppo la maggior parte delle guide turistiche a Milano sta facendo fatica, perché lavorando con i turisti, diciamo, non con il turista che no, viene da fuori, no, assolutamente con l'autoctono, no? Esattamente, quindi siamo stati fortunati in tal senso per questo. Sì, ci capitano le richieste dai turisti, ma tendiamo, diciamo che la colpa è mia, nel senso che tendo principalmente a scartare, perché ho poco stimolo con i turisti, perché al turista solitamente basta fargli vedere il Duomo, il Castello, Monte Napoleone, fargli fare il solito giretto nei negozi, il milanese da che cosa e finisce lì. Folgorato. Il milanese invece è più propenso a scorgere, appunto, magari anche il palazzo della via dove abita, perché vuole conoscere la storia della città, quindi è molto più stimolante dal punto di vista lavorativo. Quali sono i percorsi che in questo momento vanno, i best seller quali sono? Allora, il best seller rimane sempre il Monumentale. Io lo amo, è un posto che amo, ma piano piano sto... sai quando passa un po' di tempo e inizia... non mi viene il termine...
è una routine, no? Sì, è diventata quasi un'abitudine, esatto, è diventata un'abitudine. Okay. Quindi forse sono un po' di parte perché non riesco più a vederlo con gli occhi di come invece lo vedevo all'inizio, perché l'abbiamo fatto talmente tante di quelle sì, volte. Sì, però è grande amore, perché insomma, se anche nonostante sì. l'abitudine e la routine ne sì, sei sì, innamorato, sì, sì, insomma, assolutamente. Però esiste come le grandi coppie, quelle solide sì, che dopo sì. anni di matrimonio rimangono insieme, quindi insomma. Sì, sì, questo assolutamente. E quindi questo tende ad essere il percorso principale. Il Duomo, ovviamente, okay. anche se anche lì non lo posso più fra un po' digerire pure quello, perché ho la nausea. Cioè, io che voglio... quando, è come quando il cantante fa la canzone famosa e gli chiedono tutti di cantare quella lì, no? Bravo, bravo, hai proprio azzeccato. Però vabbè, sono i percorsi classici che non possiamo non fare, ovviamente. A me piace più fare i percorsi quelli più di nicchia, però ovviamente tipo quali sono le nicchie che ti piace tanto e che magari fa anche un po' fatica a far capire la bellezza di quel tour, sì, sì, e sì, poi quando sì. ce lo fanno la gente rimane rimangono immagino. stupiti. Guarda, io ti dico uno adesso così en passant, mi viene in mente il tour che facciamo alla casa di riposo Verdi, ah. dove è sepolto lui, fra l'altro. Sì. Tanti non lo sanno, sono convinti che è sepolto monumentale, invece no. Lui è sepolto lì nella cappella assieme alla Giuseppina Strepponi, e quindi facciamo la visita in questa casa di riposo per artisti. Ecco, quello ad esempio è uno dei posti che quando andiamo la gente dice no, ma non è possibile, no? Rimane un po' così. Oppure... non saprei, magari Villa Triste, che è questa villa praticamente nella zona nuova Portello, diciamo Portello, che praticamente è particolarmente famosa perché è stato teatro di rifugio nazisti, orrori, omicidi vari, e oggi, indovina chi c'è dentro, delle suore. No, fantastico. Quindi tutte queste cose un po'. Un po' strane. Sì, 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 bravo. Quindi sono attratto più da storie un pochino più particolari. Tu sei attratto da queste storie, ma anche tantissimi milanesi. Hai fatto un conto in circa, oppure è impossibile capire quante persone sono passate? Sì, diciamo che è un po' impossibile. Guarda, ti dico, secondo me una stima attorno alle 8.000 persone che hanno partecipato ai vostri tour. Come si fa appunto però per partecipare ai vostri tour? Perché adesso immagino che magari qualche modalità nuova anche appunto dovuta al Covid, sì. Come funziona? No, è sempre uguale. Okay. Ovviamente per quanto riguarda i gruppi, chiaro, mascherina per tutti, gel igienizzante che diamo sia a inizio che a fine percorso. Niente, www.milanosegreta.net. Ogni fine settimana usciamo con un percorso nuovo, loro non devono fare altro che compilare il modulo e poi di volta in volta ricevono gli aggiornamenti. Ogni quanto fate? Ogni fine settimana. Ogni fine settimana più di una oppure? Una, solitamente sola, okay. Una. Questo periodo tendiamo a farne due, ma per una questione pratica, perché abbiamo bisogno di dividere i gruppi per non creare troppo assembramento. Anche se la cosa mi fa un po' ridere, perché poi basta andare in Piazza Duomo, ieri c'era il concerto con adesso, sì, no? Sì, la maggior parte di quelli che stiamo facendo adesso sono all'aperto, e quindi sì, fondamentalmente sì. Come infatti riuscire a organizzarsi in questo periodo? È dura, è una lotta, è una lotta che ti mette veramente di fronte anche alle capacità che poi credi di avere e che magari poi non hai, perché è tutta un'incognita, è tutta una sfida, un vedere ovviamente il lavoro anche in modo diverso, un'organizzazione diversa. Ad esempio c'è una mia collega che saluto, ciao Marcella, lei ad esempio è una di quelle a cui abbiamo dovuto tagliare le gambe, perché ovviamente avendo meno persone il personale deve drasticamente scendere, quindi si fa fatica, però siamo qua, siamo positivi, siamo a Milano è una città forte, i milanesi ancora di più,
e quindi siamo assolutamente positivi. Allora ricordiamo milanosegreta.net, giusto? Net, sito, esatto. Sito internet, si trovano tutte le informazioni sul sito. Esatto. Ti ricordi cosa ci sarà il prossimo weekend? Prossima settimana, cioè allora questo fine settimana monumentale, tanto okay. per cambiare, e fine settimana prossima invece è un percorso molto particolare che a me piace molto, ovvero quello sull'antica massoneria milanese. Quindi andiamo alla scoperta di simboli e numerologia nascosta sui palazzi e vediamo il Duomo da un punto di vista massonico, perché c'è anche il lato massonico in Duomo, assolutamente sì. Come avete capito, appunto, sono tour sì che parlano della storia di Milano, ma appunto in una maniera molto molto particolare, diciamo, cioè che, vabbè, mi date delle nozioni storiche, ma anche molto sociali, anche molto della società, sì, più assolutamente. Alto, la società delle varie epoche che andate a raccontare. Assolutamente, no? Sì, perché attraversiamo un po' tutte le epoche fino alle più recenti, le più attuali. Perfetto, allora Angelo, davvero ti ringrazio tantissimo di aver aperto questa nuova stagione di Good Morning Milano. Scusa anche per l'attesa, che oggi insomma gli orari sono un po' andati a ramengo, come si dice in questi casi, ma la prima puntata succede, ci cercheremo di metterci sempre più a diventare degli orologi svizzeri. Io Angelo davvero grazie mille, complimenti, siamo tutto il gruppo di Milano Segreta. Vi aspettiamo, vabbè, adesso ci vedremo sicuramente in uno di tour, quello della massoneria è molto interessante, devo dire. Ecco. Adesso andiamo subito sul sito regia, adesso andiamo a vedere subito sul sito e a prenotare qualche tour. Grazie mille Angelo Mazzoni, a voi, grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna mercoledì sempre alle 12:30, sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.